La politica come può aiutare anche i privati ad aumentare questa coscienza e a lavorare diversamente? Beh, in tanti modi. Privati e aziende. In tanti modi, innanzitutto orientando l'economia verso l'economia circolare, verso la green economy, processi che sono già in corso in tanti settori, che però spesso sono in corso quasi senza la politica. In qualche caso la politica è stata importante, voglio fare un esempio che mi sta molto a cuore, la questione dell'edilizia. L'edilizia è il settore dove noi abbiamo veramente perso posti di lavoro nella crisi, tra diretto e indotto oltre 500.000 posti di lavoro. Che cosa nell'edilizia è cambiato nel corso di questi anni? È stato lo spostamento da un'edilizia che produce un nuovo consumo di suolo, nuove speculazioni se vogliamo, a un'edilizia che punta molto sulla riqualificazione, sul recupero, sul consolidamento antisismico. Ecco, qui le scelte politiche sono state importanti. Il credito d'imposta, l'eco bonus sono misure peraltro per cui mi sono sempre battuto e adesso il sisma bonus hanno aiutato i cittadini e secondo me sono misure che devono essere estese anche alle imprese, estese anche ai condomini, in parte si sta facendo, a pensare in maniera diversa all'edilizia e hanno prodotto tanti posti di lavoro. L'anno scorso il credito d'imposta e l'eco bonus da soli hanno sviluppato 28,2 miliardi di euro di investimenti e fra diretto e indotto prodotto oltre 400.000 posti di lavoro. È una maniera di orientare l'economia verso un'economia che è più innovativa, che è più trasparente, perché se vuoi il credito d'imposta non puoi usare il nero, banalmente, diciamo, e che guarda al futuro e che aiuta molto le famiglie. Io voglio dire solo una cosa, sono tanti i dati che uno dovrebbe avere bene in mente nel fare le scelte, diciamo. Noi abbiamo discusso molto dell'IMU sulla prima casa. Quando è stata abolita l'IMU sulla prima casa, in media valeva 210 euro a famiglia. Fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta da 1.500 a 2.000 euro. Non dico azzerarla come dobbiamo fare secondo l'Europa nelle nuove abitazioni a partire dal 2020, ma ridurla di un terzo è il triplo dell'IMU. E la riduzione di questo terzo di bolletta energetica significa non solo più ambiente, più salute, ricordiamoci che nelle nostre città muoiono purtroppo solo per le bolle sottili, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, oltre 60.000 persone all'anno. E queste sono derivate in gran parte dal riscaldamento, dai consumi delle case, ma significa tanti posti di lavoro. Allora c'è una maniera per fare il bene dell'ambiente non solo contrastando i fenomeni negativi, ma anche orientando verso un'economia pulita, che proprio perché è pulita è più competitiva, è più innovativa, è più trasparente, ma questo voi lo sapete bene.